Allora, oggi è una delle esperienze più rappresentative di quelle che proponiamo ai nostri ospiti. È una giornata costellata di incontri, incontri al caseificio, al panificio, in giro per le campagne. Sono incontri per lo più organizzati, ma amo sottolineare che assieme a questi organizzati ce ne sono di tanti altri di incontri che invece nascono così per caso. Come nascono? Nascono per il fatto che questo paese ha imparato a convivere con questa presenza di ospiti, che spesso sono ospiti stranieri, e quindi oggi la giornata diciamo che è iniziata con questa visita al caseificio, dove è una degustazione ma sicuramente anche uno storytelling della famiglia in questione, quindi Olga, che gestisce il caseificio ma che gestisce anche il latte di 600 pecore gestite dai figli e dal marito, e quindi un racconto che parte presto la mattina alle 4 per raccontare le gesta di queste famiglie che escono ancora oggi con il cavallo per pascolare, per accudire il gregge e per tornare la sera, si può dire quasi al tramonto o poco dopo il tramonto, per portare l'ultimo latte al caseificio che sarà gestito l'indomani. La seconda tappa è un panificio ancora gestito con un forno a legna da una signora che è di madrelingua inglese, quindi potete immaginare quale impatto c'è spesso con il nostro ospite straniero. Un impatto e un incontro che spesso mi vede fuori dalla scena proprio per permettere questa interazione tra chi ci ospita e chi viene ospitato. È un'interazione che amo sottolineare, come dicevo a voi poco fa, che annulla tutto. Quindi qui noi giornalmente abbiamo anche un turismo di alto livello, di alte possibilità, che amano interagire con la semplicità dei nostri personaggi, e quindi di raccontarsi storie, scambiarsi foto di nipoti e di altro per raccontare le loro storie. Praticamente per gli americani soprattutto è quasi diventata una cosa importante entrare nella nostra quotidianità raccontando la loro, che forse avevano perso il piacere di raccontarlo. Poi si va in giro con la Jeep in campagna che non è solo natura ma è anche una immensa area archeologica che è parte della nostra storia, è anche una riserva naturale, è anche un fenomeno del carsismo che investe tutto questo entroterra sicano. Nel pomeriggio, anzi prima di pranzo, ci siamo trasferiti all'altra sponda del fiume Platene, dove abbiamo incontrato un altro dei personaggi chiave di queste nostre giornate, Aldo, che noi definiamo l'uomo che sussurra alle piante, che ha fatto del suo amore con le piante il suo modello di vita e che ama raccontarlo e trasmetterlo agli ospiti che con noi lo raggiungono. Una visita che diventa anche un buffet, ovviamente un buffet vegetariano fatto di insalate, fatte di fette di pane di grani antiche con intingoli creati da lui stesso e fiori a decoro di queste pane antiche, fiori che vengono anche mangiati dai nostri ospiti, che all'inizio hanno quasi un impatto di sorpresa, di stupore, ma che poi si lasciano andare in questa giornata fatta di racconti, fatta di visioni particolari, a volte per qualcuno strano, ma è il bello, è entrare in questo racconto di Aldo, che a volte sfoggia quasi nell'essere una favola, ma l'ospite si qua quasi prendere per mano e condurre tra odori, racconti e favole. Rientriamo in paese quasi giornalmente a quest'ora al tramonto, e spesso il tramonto finisce con un aperitivo, con quasi uno sfogliare l'album della giornata. È molto curiosa la tua storia e soprattutto come ti sei approcciato al turismo esperienziale. Volevo, se riuscissi magari, a raccontarci brevemente come ci sei arrivato e un po' la tua storia che ti ha condotto fin qui. Beh, è una storia fatta di parecchia passione, parecchio legame col territorio, trasmessa sicuramente da mio padre. La storia parte molti anni fa, per una visita che mio papà ha condotto per due ospiti stranieri che erano arrivati con zaino e spalla in piazza Sant'Angelo Muxare, che lui ha ritenuto opportuno offrirgli una visita accompagnata da lui stesso. Io ho partecipato a tutta la giornata
e quel giorno mi secondo me ho conservato in un cassetto che non avevo mai aperto sino ai 25 anni un sogno che era quello di far diventare del racconto di questo territorio un lavoro. Così è stato dopo anni di studi in tutt'altro settore, sin quando questo lavoro, questa attività che era nata quasi per scherzo con alcuni amici a Sant'Angelo Moxaro diventa importante, diventa anche abbastanza presente nella mia vita personale, tanto che nel 2008 ho dovuto decidere di fare il salto e dedicarmi esclusivamente a questo. Oggi è il mio lavoro, ne sono abbastanza orgoglioso e fiero, perché la passione e l'amore per questo territorio è diventato il mio lavoro. Ovvio, nulla sarebbe stato possibile se non avessi incontrato un gruppo di persone che rappresentano oggi le pagine di un libro che vanno sfogliate, quindi io sfoglio ma loro si sono volutamente prestate a questo racconto. Parli delle persone del luogo? Come sì, hanno... parlo del caseificio, del panificio, immagino persone molto semplici che sino a 20 anni fa non pensavano mai di poter rappresentare un tassello di una fruizione turistica, oggi invece lo sono, ma ne sono anche una pedina importante. Oggi chi cerca questo tipo di turismo, quindi questo che oggi ha questo termine di turismo esperienziale, cerca l'incontro. L'incontro che avviene con delle persone che secondo me operano su di un palcoscenico senza sapere di essere parte integrante di una scena e di un copione che nessuno ha scritto e che spesso le nostre giornate vanno a braccio senza che esiste in realtà un copione. C'è sicuramente in programma il passaggio al caseificio, al panificio, ma possono succedere tante di quegli imprevisti, cioè ci si imbatte in una preparazione di una pizza che magari non era in programma ma che diventa il pranzo degli stessi ospiti.